proviamo come al solito a fare il possibile, vediamo come possiamo migliorare più che altro i tempi, più che la posizione, perché tanto poi i primi 3-4 siamo tutti molto vicini. Vedremo domani com'è il tempo, qualche modifica da fare, piccolissima, ma in linea di massima è questo l'obiettivo, cercare di migliorarsi con i tempi facendolo in sicurezza. Vallelunga è un circuito che per te è amico o ti crea qualche ostilità nella guida? L'ultimo anno che ho corso è stata la pista che mi ha dato più soddisfazioni, quindi dai, a me piace come pista, ma in generale mi trovo sempre abbastanza bene, sia come asfalto che come posso dire, proprio come curve della pista in generale, quindi sono contento di essere qui a Vallelunga a correre. Cosa dovrai fare per mantenere la posizione e mantenere il podio? Prendere Brufen. Allora, sinceramente speravo nella pole position. Dopo la Q1, aver agguantato la prima posizione, speravo di fare la pole. Però no, non è uscito il giro, non sono riuscito a mettere insieme un buon giro sommando tutti i miglior settori. Secondo posto, domani partiremo dalla prima fila. Domani sarà gara, una bella gara agguerrita, prevedo. E proveremo a dare il massimo e a magari la prima posizione a portarcela a casa domani. Cosa credi che sia mancato per agguantare la prima posizione? Sicuramente un po' di velocità in più, un po' di pulizia nella guida, un po' di lucidità, un po' di, diciamo, di concentrazione che alla prima gara dell'anno non è facile trovare subito, diciamo, dai. Domani, come sempre, cerchiamo di fare una buona partenza, sono un po' il mio forte e poi speriamo che ci sia un po' di resistenza alle braccia per arrivare fino alla fine in una buona posizione. Poi vediamo gli avversari, se saranno così forti da mettermi dietro, bravi loro, altrimenti proviamo a salire sul podio come sempre. Lo scorso anno la gara è stata sul bagnato, domani sarà invece bello. Quindi i tempi scenderanno ancora di più. Ti correggo, l'anno scorso abbiamo fatto le qualifiche sul bagnato, la gara era sull'asciutto, però diciamo che non erano le condizioni ottimali, infatti i crono non erano di riferimento come quelli di quest'anno, che la pista è asciutta. Con la pista asciutta c'è un po' più di divertimento, un po' più di sicurezza ovviamente, quindi diciamo che anche io sul bagnato mi difendo bene, però non prego assolutamente l'acqua, insomma, ecco, quindi speriamo di fare una buona gara. Le temperature pare che siano come oggi, quindi la moto sta a posto, io stasera vado a riposare, come sempre, e quindi vediamo di fare una bella gara. La qualifica ti ha fatto venire l'acquolina in bocca per fare qualche altra iscrizione, per qualche altra gara? Ma diciamo che non è che c'è bisogno dell'acquolina dell'appuntamento o di qualche risultato buono. L'acquolina per queste competizioni c'è sempre, anche per incontrare. Questo è come un grande circo ormai, e quando arrivi il primo giorno che li rincontri tutti, chi più chi meno, anche gli avversari, è sempre un piacere, quindi speriamo di poterne fare almeno un'altra e poi vediamo. Dopo un anno di rodaggio con il team Pissard siamo arrivati al punto di meritarci quello che abbiamo tanto sudato durante la stagione scorsa. Nelle ultime due gare mi ero avvicinato abbastanza alle prime posizioni, oggi abbiamo fatto un bel tempo e niente, adesso me lo godo con tutto il team, me lo meritavo da un po', insomma, ecco. Cosa è successo? Cosa è scattato nella testa o anche fisicamente per questo grande miglioramento? Allora, diciamo con il mio personal abbiamo cambiato tipo di allenamento, infatti sono leggermente più sgonfio rispetto all'anno scorso, ma ho molta più resistenza. In più con Pissard abbiamo fatto un notevole step, mi mancavano i chilometri su questa nuova BMW. Pissard si è messo a disposizione insomma, abbiamo deciso come si dice, di venire, insomma, di cercare questo bellissimo risultato e niente, con un test in più ci siamo meritati il primo posto. Come si affronta la stagione 2024?
molto carichi rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso ci siamo impegnati tantissimo, ma come già ti ho detto prima, mancavano i chilometri su questa moto. Adesso qualche chilometro in più c'è un anno in più di esperienza e quindi siamo pronti per affrontare questo 2024 al top. Allora, ti devo dire che sicuramente sono felicissimo, è veramente un'emozione indescrivibile, non sono riuscito neanche a contenerla perché veramente pianto. È una cosa fortissima perché è una cosa che ho sempre sognato, ci sono riuscito ed è la cosa più bella che non è un obiettivo comunque che sono arrivato da solo, ma è grazie a tutti quelli che ho intorno qui, quindi sono veramente contento. Sarà dura averli partire, anche perché è un pochettino il mio difetto la partenza, però ci proveremo a essere davanti dall'inizio fino alla fine e sono contento che per il grandissimo lavoro che hanno fatto sulla moto e per come sono pronto e carico io, sono sicuro che riuscirò a far bene.